Ciao, grazie Ciro, buon tutto anche a te, a Rogadotto, ciao. E via. E la Papa 3 novembre, November, Papa 59. Thank you, 7-3, good morning, India, Radio 1, Whiskey Alpha. EQ46Q, India, Radio 1, Whiskey Alpha. Nine Alpha 3 Alpha Whiskey November. Good morning, you 59. Thank you 73. Era Quebec 9 Fox Mike Charlie. Era Quebec 9 Fox Mike Charlie. Good morning, 59. Buongiorno Matteo 59. Buona giornata. Thank you 73. Good morning. Era Victor 6 Hotel Echo Florida. Good morning, 59. Thank you, 73 India Radio 1, Whiskey Alpha. Florida 5 Sugar Yankee Mexico. Mike Yankee Oscar. Tengo splatter, hermano. Hotel Kilo 4 Mike Yankee, necessito la ultima lettera. Hotel Kilo 4 Mike Yankee, la ultima lettera necessito. Ok, Leo, Leonardo Honolulu, Hotel Kilo 4, Mike Yankee Hotel, Leo, sta 5-7 solamente che tengo splatter di altra stazione, un pochito abbasso. Hotel Kilo 4, Mike Yankee Hotel, 5-9 por el logo, ok Leo? Gracias Leo por el 5-9, mi nombre es Mateo 7-3 y que tenga un buen día. Buenas noches, creo. Buenas noches para usted. Chao, Leo 73. Buenas noches. Oscar Echo 5, Golf Echo Radio. Oscar Echo 5, Golf Echo Radio. Hello, 59 plus for you. Good morning, 59 plus 2. Thank you. Bye-bye. Thank you, Sharon 73. Alles Gute. Tschüss. Delta Fox 1, Bravo November. Delta Fox 1, Bravo November. Good morning, 59. Good morning to you. Thank you very much. You are 59 also. Have a nice weekend. Thank you, Sharon. Have a nice weekend. 73, auf Wiedersehen. Italia Zulu, Zulu X-Ray Charlie. Italia Tango 9, Juliet X-Ray Charlie. Tango 9, Juliet X-Ray Charlie, buongiorno, 5-9 anche per te. Grazie, 5-9-73. E Juliet X-Ray Charlie, corretto? Corretto. Grazie, saluti, India Radio 1, Whiskey Alpha. Delta Charlie 9, Tango Hotel. Delta Charlie 9, Tango Hotel, Booming 59 Plus. Thank you, also Booming 59 Plus, 273. 73, alles Gute, tschüss. Florida 4, Italy, Yankee, Oscar. Era Papa 6. November, Italy, Papa. Good morning, 59. Hotel Bravo, Lima, Bravo, Charlie. Italy, Yankee, Oscar. Era Vittor Repta, Charlie Tango X-Ray, correct? Aristopolis, 73, good morning, ciao. Florida, Bravo, Italia, Yankee, Oscar. The Delta, Juliet, 9. Juliet, Delta, Juliet, 7.
Delta Juliet 7, November Tango. November Tango, DJ 7, November Tango, good morning, 59. Yeah, good morning, also 59, good luck. 73, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Florida 4, Italia, Yokohama, Ontario. And Papa 1, Mexico, Guatemala, Mexico, 59. Hello, Matteo, 59. Thank you, 73, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Florida Alpha. Florida 4, Italy, Yankee, Oscar. Box 4, Italy, Yankee, Oscar, bonjour. Bonjour, aujourd'hui, pour la première fois, vous êtes 59. Ok, bonjour Mathieu, je vous souhaite une belle journée, vous êtes 59 également, merci beaucoup, à bientôt. 73, à la prochaine, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Bravo, Alpha Lima. ED3 Alpha Lima, good morning, 59 plus. Good morning, 59 plus 20, good luck. Thank you, 73, success, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Yankee Ontario 3, Yankee X-ray, Chinch, no plus. Thank you, 73, la rivedere, molto bene. Yankee Oscar 2, Lima, Florida, November 7, bravo. And November 7, bravo. Good morning, Thomas, 59 plus. Good morning, 59 plus. Thank you, 73, see you in the other band. Yankee Oscar 2, Lima, Florida, November 7. Era Papa 5, Tango Alpha Lima, good morning, 59. Thank you, 73, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Yankee Oscar 2, Lima, Florida, November, Yankee Oscar. IPAP K6, VNU, Luigi, 59. 59, buon sabato, alla prossima. Ciao, grazie, saluti, buon sabato, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Yankee Oscar 2, Lima, Florida, November. Yankee Oscar, sorry, Yankee Oscar 2, Lima, Florida, November, 59. Buongiorno Matteo, 59, grazie. Grazie, buongiorno, molto mesca, arrivedere. Hotel America 3, November United. Hotel America 3, November United, 59. 59, ciao. Thank you, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. CQ, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. India Radio 1, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Yankee Uniform 7, Romeo, bravo, bravo. Uniform 7, Romeo, bravo, bravo, 59 for you, Oslo. Good morning, 73. Thank you. Thank you, ciao, ciao. Era Quebec 8, Victor, good morning, 59. Thank you, have a nice day. India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Era Quebec 2. Quebec 2, Lima Charlie, 59. Thank you, good luck, 73. Thank you, 73, the Zulu Zulu. Era Papa 4, Juliet Zulu, good morning, 59. Thank you, 73, have a nice weekend, India, Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. India, Uniform 7, Golf, Uniform Whiskey. You said the Golf Uniform Whiskey. Buongiorno Mario, 59 più. Buongiorno Matteo, 920 su Gargano Foggio 73, buon divertimento, grazie. Ciao, grazie. Grazie Mario, 920 qui vicino al Monte Bianco. Saluti, buona giornata, ciao Mario. Ciao. Ciao, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Sierra 57, Eco Tango. Sierra 57, Eco Tango, good morning, 59 plus. Yeah, good morning, 59 plus, 59 più. Ti ringrazio, ciao. Thank you, 73, good morning, India Radio 1, Whiskey, Whiskey Alpha. Sugar, De Lima, bravo. Sugar, Queen, 6, India Lima, bravo, good morning, 59 for you, Oslo. Thank you. Thank you, 73, QRZ.
Delta Bravo 5, Foxtrot Whiskey. Delta Bravo 5, Foxtrot Whiskey, good morning, 59 plus. Good morning, 59 for you. Bye bye, good luck. Thank you, Sean, 73, Auf Wiedersehen. Oscar Mike 4, Alpha Juliet Hotel. Oscar Mike 4, Alpha Juliet Hotel, good morning, 59. Morning, 59, 73. Thank you, 73, Aoi, Aoi. India Radio 1, Whiskey Alpha. Delta Lima 1, Fox Zulu, good morning, 59. Thank you, 73, India Radio 1, Whiskey Alpha. Oscar Echo 8, Charlie Juliet Radio. I'm not sure, Oscar Echo 8 is the previous, correct? Echo Bravo 3, Charlie Juliet Radio 59. 59, 73, grazie, 73, ya está pronto, ciao. India Radio 1, Whiskey Alpha. CQ 40, CQ, India Radio 1, Whiskey Alpha. India Radio 1, Whiskey Alpha, India Radio 1, Whiskey Alpha. Z1, Juliet Kilo Hotel. Z1, Juliet Kilo Hotel, buongiorno, Walter, credo, 59, Walter. Roger, confermato, Matteo, 59 anche per te, grazie, buona giornata, buon weekend, alle prossime, 73, ciao. Ciao Walter, grazie, sei quello che più vicino ho collegato stamattina, è l'orario strano. Dov'è che sei già tu, Walter? Torre Pellice, in Val Pellice. Ah, ok, va bene. Grazie, saluti, ci sentiamo, ciao Walter, buona giornata. Ciao Matteo, buona giornata a te, grazie. Ecco Victor 1 Romeo, I think, where is it today? Ecco Victor 1 Romeo. Ok, 59, ecco Victor 1 Romeo, 59. Thank you, 73, da Sindania, Bacan. India Radio 1, Whiskey Alpha. India Radio 1, Whiskey Alpha, India Radio 1, Whiskey Alpha. CQ40CQ, India Radio 1, Whiskey Alpha, India Radio 1, Whiskey Alpha. IN3, Golf, Zulu, Lima, buongiorno, è corretto? Sì, corretto, buongiorno, arrivi qua, a Milano, 5920, proprio una modulazione bellissima. Sì, grazie, IN3, Golf, Zulu, Lima, anche tu. Tu no, volevo dire che tu invece hai un rumore, la modulazione è bella, ma hai un rumore sotto che credo sia alternata, Helmut, credo, non sono sicuro. Comunque, se no, sarebbe tutto perfetto, sento solo un trruo in sottofondo. Sì, lo sto cercando quel manco, no? Perché mi dicono sempre che la modulazione non è buona. Finora non ho trovato ancora dove manca. Non lo so neanch'io, è difficile capirlo così. È difficile. Comunque sarebbe tutto a posto se solo quel rumore lì, c'è solo quel rumore lì. Va bene. Danke Helmut, see you when I open the next band. We have ordered 3 days, ordered 3-4 days of the hour. Danke schön Helmut, 73, schöne gute morning. K2, forse che la trovo, spero che la trovo quello. Sì, sicuro lo trovi, lo cerchi, lo trovi. Ciao Helmut, saluti. Ciao. Ciao, K2. K2, Giulia Tango Sierra, fortissimo, mai arrivato così forte, ma 5, no, quasi fondo scala. Ieri mi avevi detto 9,50, adesso più forte così non credo, dai Angelo. Ma con quanto esci, Matteo? Ma poco, io una piccola G74, niente di che. No, allora è buono stamattina, perché anche da Veneto, la zona 3, mi arrivava quasi segnaloni tremendi, ciao. No, ma com'è il segnale reale? dimmi di più, com'è il segnale reale? 9,30 con picchi anche di 40. Ok, ma usi per amplificatore? No. E che radio è? È la 570 Delta Rock and Roll.
per cui può darsi, quello c'è sempre il dubbio che sia tarato male, No, allora no. 9.30 posso capire, ma ieri o ieri o l'altro ieri mi hai detto 9.50 e 9.50 non è tanto reale, sai. E tu mi arrivi 9, io non posso arrivarti 9.50, non ho mica 90 kg, hai capito? Quello è il punto. No, 90 kg figurati, ciao! Ciao Angelo, saluti, ma se fai i conti e per prendere 5 punti S, se fai i conti per 5 punti S, ogni punto S devi moltiplicare per 4. Sì, ma sono dei picchi, a volte sono dei picchi proprio rapidi, il ping, non ho capito? Sì, va bene, si vede che siamo anche messi bene l'un l'altro, anche io ti sento sempre meno a te, mi ricordo anche i tempi del URTC che andavo ancora in 80, anche in 80 ti ho sempre sentito bene. Ciao Matteo. E ciao Angelo, saluti e buona giornata. Kio 43, Kio India Radio, 1 Whiskey, Whiskey Alpha. India Radio 1, Whiskey Alpha, India Radio 1, Whiskey Alpha. EQ46Q, India Radio 1, Whiskey Alpha, India Radio 1, Whiskey Alpha. Un Whiskey Quebec Charlie ha trasmesso per Italia Sardegna 0. Non ricordo. Palermo, Venezia, Genova, prego, buongiorno. Palermo, Venezia, Genova, sì, 100% ben risentito Giuseppe, se non sbaglio stava chiamandoti il Tonino 4-5 minuti addietro, ti stava chiamando il Tonino, però ci sono tante stazioni adiacenti che disturbano. Non vorrei mettere la mano sul fuoco, però al 99% mi è sembrato di aver sentito il Torino che chiamava Giuseppe, ma 4-5 minuti fa questo l'ho sentito io, però il segnale era minimo e interferito dalle stazioni adiacenti. Invece il tuo segnale è buono, sì, la modulazione leggermente non è la solita, però compressibilità totale, Giuseppe, nessun problema, compressibilità totale. Qui è S0 Papa Victor Golf Giovanni Terralba, qui è grigio ancora, ma penso che sorga il sole prima o poi. Temperatura qui in un sottotetto che non è coinventato, non è per niente climatizzato, quasi 16 gradi. A te Giuseppe Tenicotti, Italia Kilo 2, Whiskey Quebec Charlie, Giovanni Terralba, S0 Papa Victor Golf, cambio. Sì, molto bene. Giovanni, Italia Sardegna 0, Palermo, Venezia, Genova. Io ti ascolto bene, ma mi senti troppo preamplificato, insomma cambiando radio dopo cambiano alcuni parametri, perché il microfono è sempre lo stesso, le due apparecchiature montano lo stesso microfono. Giovanni, riprende il K2 Whiskey Quebec Charlie per Italia Sardegna 0, Palermo, Venezia, Genova. Caspita, quella temperatura si sta benissimo allora. Io ho acceso la stufa giù da basso, ma di fretta. Poi sono andato sopra, che era già tardi, a accendere la stufa anche su di sopra, in cucina. Poi ho acceso il camino, vengo giù, non ti dico, è uscito tutto il fumo della stufa sotto, va seguita, caspita. O almeno lasciare aperto un attimino, l'ho caricata un po' troppo e questo è successo. Vediamo. Sembra che adesso sia ripartita, ma dopo un attimino devo andare a chiudere la porta finestra qua, ma si è riempito tutto di fumo. Può capitare, quando hai fretta questo succede. Giovanni, mi dispiace lì per Tonino, mi devo alzare prima, è che ultimamente faccio fatica a addormentarmi. Devono passare 4, 5, 6 ore prima che riesco ad addormentarmi. Ma poi la mattina mi piace stare un po' sotto, poi mi sveglio d'assalto. Stamattina erano le 8 meno un quarto, ce la faccio, non ce la faccio. Anche perché devi pulire la cenere, perché ho un attimino di tempo. Insomma,
In genere termino l'operazione, ma quando sono le 7:30, alle 8:05, e faccio appena in tempo a chiamare Tonino e mi risponde. Giovanni, bene, del resto tutto bene, e tutto a posto, e si va avanti. Giovanni, mi dirai, sempre che ti chiedo, se tu conoscevi o avevi collegato il... mamma mia, Raffaele, qui a Lento non c'è più, ma mi sembra che ti ho già chiesto. Raffaele di Aliento, non ricordo il nominativo, ma spesso lo collegavo in 80 metri, nella sera così, o durante la notte. Ecco, mi spiegava tutte le apparecchiature da parte, che aveva delle ottime apparecchiature. Mi dirai, se l'hai collegato. Perché sempre che ti chiedo, ma mi dimentico. Bene Giovanni, ti ripasso il microfono, il K2 Whisky Quebec Charlie ha trasmesso per Italia Sardegna 0, Palermo, Venezia, Genova. Sì, Giuseppe, ho lasciato anche un po' di bianco, è entrato qualcuno, senti qualcuno? Ma ci sono scariche, insomma, stamattina un po' così. Come mi ascolti Giovanni, devo aumentare? No, non esci bene, sai, qua è il K31, sto operando Italia 1, Whisky Alfa 7128. Non serve che aumenti, sei già 9+40, molto largo tra l'altro, non so che amplificatore usi. Stai disturbando, io ora 7128, tu educatamente ti sei messo 3 kHz. Aspetta, questo qua è l'897 della Iaesu, perché mi sembra che c'era 2,5 di banda passante. Non lo so, non l'ho preso in mano ieri ho trasmesso, perché sono abituato a avere il 991 che mi ha lasciato a piedi la batteria. Devo andare a vedere almeno. Ecco, ma mi sembra che era 2,5, ho pensato 2,5 va bene, e ti disturbo così tanto, mamma mia. Pensavo che dovevo aumentare, no, amplificazione, non ho amplificatore. Ecco, Italia Kilo 3, punto di domanda, non ho segnato l'indicativo, dai K2 Whisky Quebec Charlie Giuseppe dalla Lago Maggiore, in compagnia di Giovanni, Italia Sardegna 0, Palermo, Venezia, Genova. Prego, Italia Kilo 3. Sì, K3 Uniform November America. Sì, è un po', non so, se dici che la radio nuova, magari qualche settaggio, io sono a 7128. Io non ti davo disturbo, Giuseppe? No, per niente. Prima si sentivano un po' di scarico, ma mi è sembrato che aveva chiamato uno di Palermo, Luigi. Prima Santiago Bravo, ma non sento splatteri, no, ho diminuito parecchio la sensibilità, ecco, tenendo conto un'altra apparecchiatura, perché sentivo troppo rumore, insomma, ho diminuito la sensibilità, però sembra che così va bene. Non so, devo andare perché c'era 2,5 kHz di banda passante, dovrebbe essere quella, perché ho visto che si può diminuire, Provo a vedere se è quella. Innanzitutto buongiorno, Italia chilometro 3, Uniform Napoli Ancona. Altra roba non lo so. Altrimenti ci spostiamo a 23. Non so se sei in giù o in su. Scusa Giovanni. Prego, Italia Kilo 3. Sì, ma mi sposto io, semmai Giuseppe. No, ascoltavo anche adesso, è Mirko il mio nome. A 7128, tieni conto, qui arrivi fra 9+20, 9+25 e 9:30, e di là la tua emissione
a 7128 oscilla fra 9.10 e 9.15, quindi il 3 kHz si abbatte di se no 10 dB, va bene, era così per dirtelo, che se sentivo che sei una radio nuova magari c'è qualcosa da regolare. Vi lascio tranquilli, un saluto e viva la Sardegna. Mirko 930 Doristano, Mirko qui a IS0, Papa Victor Golf Giovanni 930 Abbondanti a Doristano, cambio. Ehi, buongiorno, ciao, sei Oristano città? E Terralba, 18 km a sud-ovest, costa occidentale, penso che conosca, Mirko, cambio. Sì, sì, ero lì anche quest'estate. E abbiamo amici a Oristano, quindi ogni tanto ci veniamo e stiamo sempre molto bene. Ok, no, non c'è problema, non ci possiamo spostare, Mirko, se tu stai facendo qualcosa a 128. Fai tu, Giuseppe, a me non va a disturbare. No, io lo sentivo, Mirko, però mi disturbava relativamente, capito? Le tue comprensibilità per quanto riguarda le tue emissioni, Giuseppe, totale. Fai tu, Giuseppe, cambio. Sì, però per dire tu, Giuseppe, IS0PHG, Giuseppe, giusto? Sì, Giuseppe. Sì, dicevo Giuseppe, tu arrivi 9.30, arrivi più forte di Giovanni, ma a 7.128 il tuo segnale è a non più di S7-S8, quindi c'è un po' di differenza probabilmente sulla radio. Radio intendo il trasmettitore, ma vi lascio tranquilli ragazzi, io mi sposto un po' più sopra o in 20 metri. Buona giornata, ancora un abbraccio. Ciao Mirko, buona attività, ciao. Ciao ciao. Giuseppe, se devi staccarti, vai, guarda di valutare tu se puoi rimanere un minuto o due ancora, se hai da fare, Giuseppe, a tua disposizione. Sì, Giovanni, no, io saluto Mirko, ringrazio Mirko, grazie Mirko. Ma stavo vedendo, ho fatto tutto il giro del menù, non riesco a trovarlo. La caricatura, bravo, hai fatto tutte? Però ultimamente non l'ho più usata, usavo sempre il 991 per insomma. E ho fatto tutto il giro del menù, non sono riuscito a trovarlo. Oh mamma mia, caspita. Un altro M almeno mi sembrava, io ero concentrato lì nel menu per non commettere qualche errore, ma che saluto, buongiorno dai K2 Whisky Quebec Charlie Giuseppe da Lago Maggiore. Giovanni, io ti ascolto bene, nessun problema, rimaniamo qua o ci spostiamo? Prego, Italia Sardegna 0 Palermo Venezia Genova. Non siete voi a slaterare, io lo so. Buongiorno Luigi, vieni, vieni, poi vado io, vieni. Buongiorno a voi. No, non mi pare che siete voi a dar fastidio a Luigi. Credo che non ti va più parlando, non credo che vada. L'apparecchiatura va bene, perché non credo che vada sul lineare, quello ce l'ha il lineare, non può essere che sul lineare accanto a tutto il lineare. Sentito Giuseppe si trocerà? Sì. E quelli sono battimenti di segnale, fa. Si sentono tutti quei rumori, ma con questo non posso vedere, perché con 991 insomma lo spettro vedi la cascata e puoi vedere se adiacente c'è qualcuno, con questo diventa difficoltoso. Saluto Luigi, buongiorno, ma ti avevo sentito anche prima, ma in tutto quella quei rumori lì facevo fatica, Luigi.
Ecco, però ho detto a Giovanni, mi è sembrato Luigi. Adesso è lui, buongiorno Luigi. Non ho tanti problemi, sì, io mi sento, si sentono delle scariche. Lo stavo provando da ieri, l'897, Luigi. Innanzitutto buongiorno, buona giornata. Stamattina sulla Lago Maggiore ci sono 7 gradi. E stamattina che mi sono alzato tardi, Giovanni, ho acceso subito la stufa più da basso qua. Poi sono corso subito a prendere l'altra stufa, poi ho acceso il camino. E poi sono andato dalla moglie a vedere velocemente, vengo giù tutta la stanza piena di fumo. Non è così. Adesso ho aperto tutto. Il fumo sta uscendo, c'è un attimino, chiudo. E stamattina mi ha fregato, non si può fare velocemente, devi darti il tempo. Perché in genere la seguo, perché insomma se sembra che il fumo torna indietro apro subito la porta finestra, qua sotto. E la stufa va di nuovo bene, ma sembrava, e poi quando non sei presente succede anche questo, pazienti. Una nebbia, un fumo. Adesso incomincio a vedere qualcosa. Ahimè, questo succede quando mi alzo tardi, che non si può fare tutto. Se prima mi alzavo alle 5, quando dormivo qualche ora, alle 5 anche prima ero già in piedi. Ma non accendevo subito le stufa, no, tante volte accendevo la stufa e poi ero in collegamento in gamma 160 metri con la Sardegna e altri radioamatori. Ecco, e adesso ultimamente non lo so, dicono aprile, dolce dormire, Giovanni, e mi sa che gennaio, è ancora gennaio, caspita. Qua fa molto caldo, specialmente durante il giorno. Ho detto a Tonino, i giorni della merda, mi sa che sono i giorni più caldi dell'inverno. Ecco. È così. La fretta comporta anche questi errori, Luigi. E non lo so, lì se diamo fastidio. Questo è il 897. Penso che conosci la mia prima apparecchiatura quadribanda che ho preso tanti anni fa. E qua sembra che funziona tutto correttamente. L'ho fatta lunga, Luigi, ti riascolto. Scusa, Giovanni. Il Cappadone Whisky Quebec Charlie Giuseppe da Lago Maggiore trasmesso per Italia Sardegna 0 Palermo Venezia Genova. Prego, Luigi, Italia Tango 9 Lima Sierra Bravo. Ok, Giuseppe, sì. Pensando che fossi io, non ero arrivato in quel momento, stavo ascoltando e sentivo molto bisogno di un soccorso aereo, non capivo da dove arrivavano i lateri eccetera. E comunque non siete voi. Lì c'ha lui qualche problema alla mattina, che non praticamente lui sente gli spazi, gli altri che non vanno con amplificatori lineari, una cosa assurda, insomma. Noi non stiamo adoperando che 100 watt. Il danno ce l'ha lui, o è il lineare che è proprio lineare, io di fare questo quattro collegamenti qua in locale, io devo attaccare necessariamente il lineare, proprio più fare. Sì, Luigi, oggi c'è di tutto, eh. Oggi sembra
la fiera dell'est. Il chinome di Nocera Bravo, riprende la IS0, Papa Victor Golf. Io sono qui alle 7.45 locali. E come ti ho detto, Giuseppe, mi è sembrato di aver sentito però in mezzo al rumore il Torino che ti cercava un paio di minuti prima, antecedenti le 8 locali. E poi a 102 c'era l'amico Angelo F. Bravo Tango della cabina 9 e c'era l'amico 128 che arrivava molto molto largo di edizione, come detto sovente. Mi dimenticavo, sì, lo collegai tante volte il Puccio, noi lo si chiamava Puccio Giuseppe, e lavorava a Cagliari. Il tour nelle bocche di Bonifacio, è la prima volta che lo sentivi, stai capendo uno spavento, avevo il 775 nuovo fiammante, e mi dice: ma non arrivi bene Giovanni, tu arrivi a colori, e allora mi sono rasserenato. Sì, era un estimatore di quegli apparati di un certo periodo, mi sa che ne aveva un magazzino pieno, era un'ottima persona, cordiale, era un piacere dialogarci. A te Giuseppe, Italia Kilo 2 Whisky Quebec Charlie, questione IS0, Papa Victor Golf, cambio. Giovanni, hai cambiato qualcosa, perché ho stretto un filtro, hai cambiato qualcosa Giovanni? Sì, il segnale adesso è aumentato, l'emissione è quasi simile, però il segnale ha avuto un buon incremento. Ah no, mi interessava lì, ma boh, io ho stretto un filtro qua, non lo so cosa sta succedendo. Oh mamma mia. Bene, riprendi il K2 Whisky Quebec Charlie per il gruppo Italia Tango 9 di Matera, bravo Luigi. Italia Sardegna 0 Palermo, Venezia Genova, Giovanni. Ho visto che difficoltà prima lo splattero mi dà quasi fastidio. Dovrei usare un'altra apparecchiatura. Bene. Allora Giovanni, sì, lo collegavo, non tutte le sere, ma ci sentivamo, mi spiegava tutte le apparecchiature vintage che aveva, contentissimo. E poi lui da bambino mi ha sempre raccontato, andava spesso a Murallao, ti ho raccontato mi sembra, non mi ricordo. Andava spesso a Murallao da bambino, perché ti spiego, suo papà faceva il medico, la colonia penale di Isili, sai, e spesso a piedi mi ha detto Giuseppe andava a Murallao, tanti anni fa, tanti bei ricordi, caspita, bene, ma l'ascoltavo bene, benissimo, l'ascoltavo a colori anch'io, Raffaele, la domenica, insomma, era un piacere, chi lo collegava era un piacere sentirlo. Ottimo, devo dire. Allora Giovanni, qua sembra che il fumo è uscito tutto. Devo andare a sedere tutto, altrimenti non è che fa freddo Dio, però è meglio andare a chiudere. Ho toccato un filtro qua, ISP, MPF, non lo so, devo leggere le istruzioni come fare. Però non ho mai toccato niente di quelle cose lì, è sempre andato. Ola, quasi 100 watt di potenza, mi dà? E queste sono le mie condizioni. Bene, vado a chiudere la porta, il microfono Luigi, il K2 Whisky Quebec Charlie ha trasmesso, prego Luigi, Italia Tango 9, di Mazziero Bravo. Capa dai! Roger, riprende io 1 JGK, ma c'è il David, ha bussato il David con un segnale stratosferico, 9.25, quasi 9.30 con quella modulazione che ha il David, comunque è bello, il 7B è bello, a me piace, se non fosse così datato lo prenderei, mi piace, ha una bella forma e
7B è carino, è un bel apparatino, eh. Sì, l'unica cosa che slitta un po', eh. Ma è logico. Questi apparati lì che hanno quasi 50 anni, ma sì, ce li hanno quasi, 50 anni. Hanno quel piccolo inconveniente che slittano un po', slittano quando cioè non rimane in frequenza, ogni tanto slitta, bisogna riprenderlo e riportarlo all'origine. Va bene, ok, allora saluto il Fulvio che si stacca con buongiorno 73 e via così, Va bene, comunque Franco, possiamo dire, oggi quando vai con Fabio, Fabio è una bella forchetta, te lo dico subito, quando è venuto qua da me, io ho mangiato solo un piatto perché io quando vado al ristorante non ce la faccio a mangiare tanta roba, non sono grasso, non sono, capito? E io ho mangiato solo un piatto perché non mi sentivo di mangiare, lui invece ha mangiato il primo, il secondo, il dolce, una bella forchettina, il Fabio. No, vabbè, ma è giusto, si era alzato presto, si era alzato presto la mattina, sai, quando uno si alza presto la mattina, poi a mezzogiorno e mezza, all'una, gli viene fame, è logico, è normale, è normalissimo. Io mi sveglio presto la mattina, però non mangio tanto, ecco, mangio il giusto, ecco, né troppo né tanto. D'accordo, è Davide, facciamo entrare subito il Davide col buongiorno 73 e arrivi forte Davide, lì c'è un'antenna lì che spacca tutto, non so dove l'hai messa quell'antenna, ma comunque arrivi sempre con un segnale che quando arrivi te mi sobbalzo sulla sedia, mi sobbalzo sulla sedia. Oh, che miseria, Marianna Cane. Va bene, cambio per te Davide, fatta lunga, no dai, neanche te fai tanto. Il Z1 GIF, Italia Udine 1 GGK. Caro, ma io non abito mica in Piemonte, sai, io abito qua in Romagna, il mio nominativo è Z4, Giappone, Italia, Florida. Ciao Franco, buongiorno, ciao Renato, sono entrato un po' così veloce che non ho ascoltato tutti, va bene, ok, non ho tanta roba da dire, qua c'è nebbia, questa mattina c'è nebbia, e quindi è quello, sai, Renato, che fa funzionare meglio la mia antenna, nebbia. Nebbia, quando c'è nebbia bagnata funziona bene la mia antenna. Oh, Franco, ma mamma mia, sei veloce a parlare, velocissimo, mamma mia, poi ci mette anche delle parole in dialetto, è una cosa fuori di testa. Non so se c'è qualcun altro, io lo passo a te Franco, poi magari fai girare a te capo. Sì, ciao Davide, arrivi forte stamattina, ma tutti qua, e anche dopo io passo io a UHZ al Domenico, comunque complimenti Domenico, è stabile comunque, io non ho tanto derive, va benissimo, è affascinante quella radio lì, è affascinante, bella, compatta, poi c'era un mucchio di accessori anche, non so se... Cioè, il lettore di frequenza c'era qualcosa da... Che ce l'ha questo mio, uno dei due ce l'ha, Forse un frequenzino, che non so più cosa, me lo appoggio sopra. È compatta, bella compatta, è particolare quella radio lì. Mi dispiace perché... perché è una cucina, è un ristorante che cucina tutta a Piemonte, ci vanno gli agnolotti, gli antipasti, non so, come si chiama lì, la carne tonnata, adesso mi viene in mente, è uno di cavolate. Ma
io mangerò un primo, un secondo, un antipasto, un primo, poi basta. Non voglio caricare lo stomaco, eh. I dolci non li mangio perché mi fanno malissimo e vino non lo bevo, perciò mi tengo il minimo, Ma è cosa di così per la compagnia, hai capito, Renato? Tutto litro, va bene, vediamo... A chi tocca? Io... C'era Giacomo e Francesco, ma stavano parlando, credo. Io do a Renato, poi passa tu a Domenico, rispettiamo la scaletta, salutando il Davide. Capa, dai! Roger, pochi ma buoni. No, comunque arrivi a cannonata, Franco. Stavo guardando lo Schmitter del 7-7. Fai 9.30, Madonna, che roba, 9.30. Già, sì, hai ragione, Davide. Ho detto Italia Zelanda 1, invece sei in zona 4, te, Sei in Romagna, lì vicino a... Tu sei vicino a Ravenna. Ravennate, lì ci avete anche, nella zona lì, ci avete anche un po' di pesce, sicuramente, lì c'è anche lì, va bene, tieniti leggero, cosa devo dirti, tieniti piuttosto leggero, non esagerare, mangia, ma il vino con l'intervento che hai avuto è meglio che non lo bevi. Vino niente, bevi acqua e mangi qualcosa di leggero. No, ma Fabio, vedrai, è una simpaticissima persona. Un omone, è un omone. È alto, è grosso, è un omone. Sì. Ma è bravo Fabio. Sì, una simpaticissima persona. C'è una passione per le moto, anche lui, gli piace andare con lo scooter, gli piace andare... Quel giorno lì sono arrivati lui e Leonardo con una BMW, perché lui c'ha il pick-up, no? C'ha una macchina pick-up. E sono arrivati lui e Leonardo con una BMW sopra il pick-up, perché Leonardo... Gli ha dato una mano che ritornava la moto dalla Sardegna, aveva portato giù la moto in Sardegna e sono andati lì a Piombino, non so dove era, sono andati a prenderla, no? E quindi quando sono tornati indietro andavano a Genova. Eccomi qua. Sono passati qua da Rapallo e sono andati a mangiare fuori. Ma è stata una bella giornata, proprio, ho fatto piacere vederli, anche se il bravo del Sacchino è un po' che non lo sento, mi piacerebbe risentirlo, ma gli hanno rifatto il tetto della casa e è un po' lì incasinato con le antenne e non so quando terminerà questo benedetto tetto, se si potrà risentirlo, perché anche lui è una persona squisita, il bravo del Sacchino. Leonardo, se lo ricordi, no Franco? Penso di sì, Ok. Allora io rimetto al Domenico il cambio per te, Domenico, UHZ, telemicrofonia. Comunque il tuo apparato è centrato abbastanza bene e ti sento forte e chiaro qua. Io sono in Liguria a 20 km da Genova, tutto qua. A te il cambio, Domenico, UHZ, JGK, over. Ok, QSL Renato, molto bene. Molto bene. Saluto lì il Davide, che arriva anche lui molto molto forte. Stamattina la propagazione è buona perché tutti i segnali fortissimi stamattina. E bene, cosa volevo dirti, Franco? Sì, è stabile. Io ti posso dire che dopo un po' che l'accendo, lo lascio un pochettino acceso e poi va. Comunque, per il resto, ho il suo frequenzimetro originale e anche il suo alimentatore originale è completo, SP12, l'alimentatore suo è SP12 e poi il suo frequenzimetro. Comunque ti dico, me lo porto dietro tutti questi anni e funziona ancora molto molto bene,
poi diciamo mi appassiona così la roba un po' da papa. Io ancora in stazione ho il 101E, il vecchio 101E della IESO, il valvolare, e che funziona, anche quello lì funziona molto bene, l'accendo qualche volta anche quello lì, diciamo, per farlo un po' andare. E boh, diciamo che gli apparati che vanno di più sono questi qui, poi ce n'è altri, come ho detto prima, c'ho lì un EPTD che si dice, un 775 della Icom, un 7004 della Icom, un 706, che è una baracca di... che poi alla fine, carissimo Franco, se ne adopera sempre uno, non c'è niente da fare. Bene, io con questo passaggio vi saluto a tutti, vi ringrazio del bellissimo consiglio, senz'altro a riascoltarci, e purtroppo devo andare, vado con la moglie, con la signora, andiamo a fare un po' di spesa al supermercato. Tutto lì. Allora il cambio io lo do a Francesco, ma Francesco purtroppo al telefono lo do a Davide il cambio. Comunque saluti Francesco, saluto l'SBN, saluto a te Franco, a te Renato, saluto a Giacomo, saluto a tutti, via, così non mi sbaglio. Avanti, avanti Davide, il cambio è per te, ma da parte mia, se non è espressamente richiesto, non riprendo più che vado al supermercato. Avanti Davide, il cambio è per te, Z1HZ Domenico Albenga, saluti eventuali e SWN che sono in ascolto. Ciao, buona giornata per tutti. Ciao Domenico, buona giornata a te Franco, cambio. Sì, ok, ciao Domenico, buone spese con la signora, grazie per il contatto, complimenti per l'apparecchiatura, tutte apparecchiature nuove, quasi, assieme a quelle più vecchiotte. Tu preferisci usare quelle vecchiotte, quelle nuove, sì, in angolino. L'STP-10 è nuovo, ultimo modello, uno delle ultime della ESU, Mi piace a tanti, ce l'hanno in tanti, anche il 991 è l'altra... Il 775 è una radio da 200 watt, comunque. Vabbè, complimenti. Beato te che hai tutte quelle radio lì. Io ne ho, sì, come 3 o 4 anch'io, Tutta roba moderna, vintage, sono già io che sono vintage, non ho bisogno di comprare radio vintage. Ne ho comprate una, due. Una andava abbastanza bene, l'altra... è stato un inferno, il famoso 940, due volte le rompate di due, comunque, tutta roba datata che ha fatto il suo tempo, per me, poi ognuno fa come vuole, è affascinante qua e là, vintage, tutte balle, tutte robe, sì. Chi è convinto fa bene a tenerla, Va bene, ragazzi, vabbè, che ora è, noi sì. Faccio ancora un po' di... se si ferma qualcuno, perché stamattina mi sono svegliato alle 8.20, Renato. Poi mi sono alzato, andato per le pastiglie e sono arrivato qua alle 8.30 e puffa. Perciò sto ancora un po'. A te, Renato, JDK Sierra Brownesi. Sì, dai! Ehi, capa dai, riprende IU1 JGK, mettendo a posto qua l'SM8 perché lo... sì, c'ha il gambetto che in fondo non è che è rotto, non è che ero, sto guardando, non è che è rotto, però c'ha una pieghetta lì che non mi piace, ma sai, ce l'ho da quasi 30 anni, questo microfono, Melandi. Ce l'ho da 30 anni questo SM8, ma è un bel microfono secondo me perché rimane piccolino e non è grande e si maneggia bene. Ma hai sentito lì Domenico? Ciao Domenico, S73 alle prossime, hai sentito Domenico quanti apparati che ha Domenico? Mamma mia, ha fatto l'elenco, c'era 6 o 7, 7 o 8.
Insomma, uno poi... No, io sono dell'idea che se prendi degli apparati bisogna che li usi, perché se si lasci fermi non va bene. Tenere gli apparati nella scatola non va per niente bene, dunque è meglio... io sono tutti collegati, ce li ho tutti qua davanti, guarda, sono tutti collegati e anche accesi, certo che sono su frequenze, ad esempio quell'altro l'ho messo sui 50 MHz, sì, sono su altre frequenze, però sono accesi perché a me piace vedermi lì accesi, con tutte le belle lucette e via dicendo. Comunque ha parlato di un apparato che l'ho tenuto quasi per 20 anni, il 775, grande macchina, devo dire che quell'apparato lì non mi ha dato mai un problema, ma veramente ne ho avuti due, esattamente due, perché uno l'avevo ed era un C2, un'ultima serie, e poi è arrivato un radioamatore a casa mia e che l'avevo, ci siamo incontrati, gli ho fatto vedere la stazione, l'ha visto e gli è piaciuto e mi ha fatto subito un'offerta, arca miseria, ma se l'è portato via, se l'è portato via, poi ho detto no, la voglio tenere, mi fa ma te ce ne prendi un altro, dai, lo trovo, insomma, poi vabbè, ne avevo altri, gliel'ho dato, ma dopo 6 mesi l'ho ricomprato, L'ho ricomprato perché era veramente una grande macchina, Io col 775 mi sono divertito da matti e poi andava molto bene. L'ho dato via perché su consiglio del tecnico mio mi ha detto meglio che prendi apparati un po' più recenti, ma se no non aveva mai dato un problema, non me ne aveva mai dati problemi. Era una macchina che devo dire che ha sempre funzionato bene, sempre ha avuto sempre quelli lì, le ultime serie, però 775 veramente, e questo qua che ho adesso è un po' il proseguimento, mi diceva il tecnico che, vabbè, che io parlo con lui, lui mi spiega un po' tante cose che io non so perché lui è più esperto di me, e mi diceva che il 7007 è un proseguimento del 775, cioè che è un po' più moderno, però è un po' più evoluto, ecco. Però come timbrica e come modulatore dice che sono quasi uguali, così lui mi dice, poi io sai, io sento, ascolto e ne faccio tesoro. Ok, Davide, sì, vediamo di non sbagliare stavolta, Italia Zelanda 4, Juliet India Fox, ha modulato Italia Udine 1, JGK per te il cambio. Italia sono 4, Giappone, Italia, Florida, va bene, ma puoi anche sbagliare, tanto è uguale, non cambia niente Renato, va bene, ok, sì, ma io degli apparati ne ho anch'io 3 o 4, ma è perché ne ho acquistati adesso, 2 li ho acquistati adesso, allora, ma se no io più di 2 non ne ho. Va bene, vi saluto, dai, vi auguro una buona giornata, stamattina è sabato, qua c'è nebbia, devo uscire comunque anche se c'è nebbia. E l'antenna funziona bene quando c'è nebbia. Ciao Franco, buona giornata, ciao Renato, saluto quanti fossero all'ascolto, io non riprendo più, Z4, Giappone, Italia, Florida, Davide qua, periferia di Ravenna, ciao a te Franco, cambia. Sì, ok, Z4 GIF, Z1 Sabine, ciao Davide, grazie per la presenza tua e per le 4 chiacchiere che tu hai, Domenico ha staccato, siamo arrivati io a te Renato, avanti per il saluto per il Davide. Ehi Roger, ok K, ciao Davide, 73, sempre un piacere ascoltarti, sempre un piacere Davide, la tua modulazione inconfondibile è piacevole. A chi piace i toni bassi no, ma a me piacciono i toni alti, infatti io non sono
non sono uno che piace i toni bassi, mi piacciono i toni medi, alti, mischiati insieme, equalizzati, un po' una miscela di tutto, e allora diventa una bella modulazione, secondo me, eh. Poi se metti troppi bassi, infatti io sento delle volte c'è dei colleghi che troppi bassi, poi non va bene. Vabbè, poi ognuno piace come vuole, insomma, ognuno fa come vuole. Va bene, allora sei pronto? Ciao Davide, ancora 7-3, alle prossime, stammi bene, ragazzo. E allora sei pronto oggi? A che ora vi incontrate, Franco? A te il cambio. Sì, ritardando con la Davide e Domenico, del DK si era Baronessi, ma a mezzogiorno più o meno. Così mi ha detto, poi mi ha detto che quando arriva mi telefono. Adesso non gli telefono perché starà guidando, io non so se guida lui o guida qualcun altro, però sai, quando guidi è meglio non telefonare alla gente. Vabbè che se avrà viva voi, io non so niente in macchina. Mia figlia invece ha qualcosa, non so, che è viva voce, che può guidare, parlare, ma è una macchina strana mia figlia, ha una Hyundai, Renato, una macchina che quando arrivi dietro a 10 metri da un'altra macchina che è davanti te frena, se non tieni la corsia giusta ti fa rientrare dentro, pensa che macchina del cavolo, tutte cose che non servono al tubo. Perché io l'ho usata una volta, io non lo sapevo, non me l'aspettavo, perché quando superi la riga bianca, lei ti dà proprio un colpo a rientrare nel cuore, non te l'aspetti, ma sono cose che ti devi abituare. Fabin, sì, ci troviamo lì più o meno alle 11:30, alle 12, e tanto di qua ci metterò. Oggi è sabato, non dovrebbe esserci tanto traffico a Torino, poi a quest'ora, sabato pomeriggio, spero di trovare parcheggio perché sarà un po' drastico, poi lì è proprio alla fine della via dove poi c'è Corso Vittorio Emanuele, lì comincia la zona ZTL, un'altra minchiata che hanno inventato, Renato. Sì, ma riguardo i microfoni io non li tocco mica, perché questo che sto usando, l'MC80, ha le stesse, i miei due hanno il gambo ancora a posto, uno un pelino poco, l'MC80, però io non lo tocco mai. Scusa, lo lascio lì, ci parlo dentro, a 10 cm, e l'SM8 faccio uguale, anche il mio è un po' bistrattato, però anche lui ha 30 anni, penso, Il Missa l'ha massacrato, un po' rigatino, c'è anche la come si chiama, la spugnetta, Io poi quando non li uso i microfoni, Renato gli mette un sacchetto sopra, hai capito? L'ingoldono, come si dice, hai capito? A te, Renato, DJK Sierra Baronessi. Sì, K. Gli metti il cappuccio, dai. Gli metti il cappuccio. No, io no, ma io li tengo sempre, ce li ho qua tutti in fila, guarda, ce n'ho 1, 2, 3, 4, 5 in fila e 2 sul tavolo, perché uno è attaccato al Kenwood e uno è attaccato all'Icom. Ce n'ho 7 in totale, ma li tengo lì su un mobile in fila, ma li spolvero, sono sempre lì col spolverino a togliere via la polvere, no, se no poi ci va tutta la polvere, no. No, io qui gli apparati li tengo bene, infatti tutti quelli che hanno preso apparati da me sono sempre rimasti tutti contenti perché non hanno un graffio, se no non li prendo, sono fatto così, cioè per avere un apparato che non è, a parte che poi li infilo qui dentro non li vedo neanche, cioè vedo solo il piano, la faccia dell'apparato, ma sì, lo vedo quanto è lungo, vedo tutto quanto, ma però sono infilati dentro nel mobile,
non li vedo bene, vedo solo il davanti, ecco. Va bene, però infilarli dentro questi apparati è dura, perché infilarli dentro, madonna, sono pesanti, pesano minimo 25 kg l'uno, per infilarcelo dentro fate una fatica enorme. E lo tenevo da sotto perché sennò come ce lo spingevo dentro, è infilato in un buco, capito, che poi li fa da casetta sopra e ci va meno polvere, capito, la polvere è tremenda, va da tutte le parti e io con sto fiumino qua li tengo sempre belli puliti, insomma, belli efficienti, belli puliti. No, la stazione la tengo bene, è la mia, il mio amore, capito. Comunque lì a Torino di sabato magari un po' di movimento ci sarà, perché la gente va in giro al sabato, va in giro per negozi, va in giro per supermercati, va in giro per, insomma, si muove la gente, Va bene, comunque lui lo sai, lui abita in mezzo alle montagne, lui è proprio in quella zona lì, dove ad esempio la Liguria, dietro c'è la Liguria, poi dietro c'è le montagne che portano e arrivano al Piacentino, nel Piacentino, sì, se le passi tutte arrivi a Piacenza, e lui sta lì. Adesso non mi ricordo più cos'è Borgonovo, non mi ricordo più il paese dove sta, ecco. Vabbè, comunque sta lì, tra l'altro sia lì c'è una temperatura che è anche bassina, è un posto un po' in mezzo alle montagne, insomma. Venire giù qua non è tanto, venire giù dove sono io non è tanto, però la temperatura cambia sempre dalle sue parti, è molto più freddo che qua, quando è qua è 10, là è 1. Va bene Franco, a te il caso, è rimasto io e te, andiamo avanti finché ne abbiamo voglia e poi dopo ci saluteremo. A te il cambio, allora... Oggi vedi Fabio, vai alla grande, JTK Sierra Bravonesi. Sì, Sierra Bravonesi, JTK Sierra Bravonesi, fai stesso. Borgo Taro, io devo andarci quando sono andato a Bologna, però potevo andare, però era il periodo che lui ha avuto quei problemi che ha avuto, ha detto ma... Stavo andando anche in pensione, era indaffarato, non sono passato a salutarlo, perché dall'autostrada dista 50 km, lui è vicino a Parma da quelle parti lì. Ma poi quest'estate io vado a un raduno lì, Peppone Don Camillo che è a Brescello, lui ha detto vengo anch'io, viene... con il furgone lì si alticava e porta là, c'è una moto vecchiotta, la Parilla, che però ha un po' di problemini, allora viene lì, poi la fa scendere dal furgone e gira lì attorno. Poi c'è degli scooter, io... comunque mi hai detto che è ben impiantato, donna, al contrario di me che sono un nano, io sono 1,67 m, 68 m, poi non peso un granché, io... Renato, peso 65 kg, neanche. All'embergamer, come si dice qua in piemontese, sai quelli grossi, un bel cammello, hai capito? Spero che non sia lì che non c'è che ascolta. Belgamel, il caro Fabio. E Leonardo, sì, l'ho sentito un giorno che... Non so, mi ha telefonato, mi ha dato un messaggio. Quando ti ha chiesto il tuo numero di telefono, l'unica volta che mai ti sentivo. Ma adesso con questo tetto hanno avuto il tempo anche di rifare il condominio, non lo so. Va bene, io con questo ultimo passaggio, Renato, perché poi vado sotto, devo farmi il bagno, la barba, mettermi a posto, hai capito che non vado là così, se no sembra un barbone. Ti ascolto,
qua ci sarà 10 gradi già, una bella giornata, un bel sole. Dedicata a Sierra Brown, sì. Dai, cava, dai. Roger, ma lo sai che ieri a Valencia, in Spagna, c'erano 30 gradi, figurati un po', Valencia e Spagna, 30 gradi c'erano, ma una roba incredibile, guarda, si sta con questo cambiamento climatico, è una roba da pazzi, veramente. Qua c'è stato 18 gradi, sembra quasi primavera di essere in primavera, quando c'è il sole arriva anche a 20, è incredibile. Io insomma, andando avanti, guarda, sarà sempre peggio, perché mi sa che fra un po' arriviamo al punto che l'estate, praticamente in inverno non verrà più, cioè se viene nel tipo una primavera, perché con questo riscaldamento climatico la temperatura si alza notevolmente. Vabbè, dai, se ti ritiri ti saluto, anch'io vado al trabacco e ci sentiamo. Buona giornata, buon divertimento. Sì, sì, ma stiamo mica parlando male di lui, anzi, è una brava persona il Fabio. È un omone, però, è un peso massimo, è come me, siamo pesi massimi, Io sono quasi, sono quasi 90 kg, no, 80, 85, 88, sarò giù di lì, 85, 88, ma io sono alto anche 1,85 m, sono un peso massimo, sono lungo, alto, infatti devo prendere sempre macchine comode, perché sennò non ci sto dentro. Comunque la Hyundai l'ho avuta, prima che facessi il tassista, ho avuto la Hyundai Atos, piccolina, ma ci stavo dentro, la Hyundai Atos avevo, mi ricordo, erano i primi tempi con mia moglie, andavamo in giro con questa Hyundai Atos, e sembrava una scatoletta di fiammiferi. Va bene, dai, ti saluto, non ti trattengo, ciao, buona giornata, 7-3, alle prossime. Sì, ciao Renato, grazie di tutto, buona giornata anche a te, buon lavoro, ci sentiamo domani, ok? Ciao. Ciao, ciao, alle prossime, ciao. Yo también lo tengo este hobby y he tenido, bueno, lo tengo todavía, también del tema de aeromodelismo, también le tengo también allá. Yo lo que pasa es que ahí he escuchado un poquito ahí, no estaba hablando de cosas y eso. Yo también tengo ahí otro hobby que es el tema de aviones, de radio control, que me llevo mucho tiempo. Y bueno, yo estoy ahora mismo ya con, bueno, ya lo que vuelo son aviones de turbina y ese tema, pero lo voy intentando con facilitar con eso, para que el hobby es caro, un hobby que además como bien. Estuve un año, medio año en cama, bueno, he pasado de todo, pero bueno, la verdad es que
la vida me sonríe y aún nos encontramos bien, aparte, a pesar de los achaques típicos de la edad, ¿no? Ya que cuando no tienes una cosa, tienes la otra, pero bueno, eso es normal. Lo demás de joven ya pasó todo y ahora ya a pasarlo bien. Sí, sí, yo me dedicaba a los helicópteros y como le comentaba a Miguel, porque pasa que lo dejé porque te salía tan caro aquello que cada vez que te bajaba uno de lo tenías a 10 metros arriba y te bajaba. Aquello quedaba hecho un desastre y tenías que componerlo o poner otro nuevo, ¿no? Y al final me cansé porque estaba cansado de pagar recambios, helicópteros nuevos, y nadie dijo, no, ¿sabes qué? A mi edad ya hay que mirar el bolsillo porque, claro, ahora cuando dependes del negocio no hay problema porque más o menos vas tirando, ¿no? Pero claro, cuando dependes del gobierno, cuando tienes la paga ya, no puedes pasarte ni una milésima, ¿eh? Porque si no la mujer te pega ahí, te da con la escoba en la cabeza. Porque el dinero no se puede gastar ya que el negocio ya fue historia. En fin. Pues, pero bueno, mientras tanto seguimos ahí con el móvil de la radio, que es lo principal que tengo yo, aparte de otros pequeños, pero bueno, como este ya, este me quedo con este. Y yo estoy por las mañanas, yo siempre empiezo muy temprano, a 6:30, 7, hasta las 8:30 más o menos, que la hora del desayuno. Y luego ya no voy, voy en bicicleta, que para mover el cuerpo, porque necesitas mover el cuerpo cuando te haces un poco mayor. Entonces ahí voy en bicicleta durante unas horas. Y luego por la tarde, noche, ya está un poco de radio y también a cenar y luego a dormir. Y a las 10:30 estoy en el cama durmiendo como un niño. Pero a las 6:30 estoy levantado. En fin, pues nada, la vida sigue. Por muchos años puedas seguir trabajando también. Aprovecha ahora que eres joven, porque cuando seas viejo, no, mejor no estás de tiempo. Pero más que aún, ahí me respeta. Hay mucha gente que se ha ido al otro barrio y aún hay como 71, pues aún vamos aguantando y haciendo lo que podemos por aquí. Lo único que sí que me sabe mal es una mujer subir a la torre, porque tengo una torre telescópica con el monstruo arriba. Y antes subía como un gato, pero ahora ya, la verdad es que para hacer algo tengo que hacer subir a un chaval que tengo que subir yo trabajando con el señor. Así ahí está, ¿no? Pero bueno, esto es el tipo de la era, creo, vamos a hacer. Y una cosa más. Ya con tu permiso pasaré a 1:50, porque son las 10:30, 9:30. Veo que, y claro, se me está haciendo cuando ya por el desayuno. Pero al final, adelante, Daniel, de A7KVP, que es response, venga. Yo respiro hasta un día y se complica siempre, pero claro, si no pasa.
adesso di un sottile vacchio, di un sottile vacchio pure se ti leggo per le cucchie, e ti ne sono che ti sentono, ma io cambio radicale con il suo prete, così le guardi. Température clémente et voilà, le 15 février, c'est un peu tôt, mais
Début mars, l'hiver est fini. Peut encore neiger, faire froid, mais il y aura le plus dur sera fait. Et ça, c'est déjà un bon espoir, parce que comme tous les jardiniers, je suis comme le cheval qui veut commencer à courir, et je n'ai pas le mot français, ce qu'il fait avec ses pattes. Et, mais tu me diras certainement, et si ça irait et si j'ai ok. Je n'ai pas trop suivi. Le cheval, qu'est-ce qu'il peut faire? Les rues. R-U-E, ok. Je vais vérifier. Voilà. Bon, bah, tu peux regarder le dictionnaire dans l'autre sens aussi. Hein. voilà, mais j'ai réparé ma station météo. Il y a 11,5 degrés dehors, ce qui est quand même assez élevé hein, pour une fin janvier. Merci. Voilà, mais il ne faut pas s'en plaindre. Et ben, j'ai encore un peu de bois, il faut que je coupe parce que j'ai pas assez. Puis, c'est pas assez sec, là, je me suis mal débrouillé. Heureusement, j'ai quand même un tas de bois sec pour le faire pour mélanger. Et je me suis mal débrouillé, j'ai pas réussi à fendre cette année. Bon. Voilà, mais enfin, quand même, on a le feu dans la cheminée toute la journée. À partir du matin à 7h30 jusqu'au soir au coucher. Donc ça fait une belle économie d'énergie. Hier j'avais un peu froid dans mon bureau, donc exceptionnellement j'ai allumé un peu la clim réversible pour monter d'un degré. J'ai un vêtement et j'ai monté, puis après bon j'avais trop chaud, donc j'ai coupé. Et bon, ça débrouille pas trop mal parce que... quand même, c'est quand même un poste très important dans le budget. Voilà. Bon, ben, j'écoute, je vais te laisser. Je vais passer. Autre chose, je vais peut-être faire un petit tour là sur le 40 mètres en télégraphie, histoire de donner quelques, de mesurer l'activité télégraphique. Ok, pour, ben, c'est bien déjà si tu as envie. C'est une première étape. Si tu as envie de le faire. C'est déjà une première étape. Après, il faut prendre rendez-vous avec soi. Voilà, moi c'est un peu mon secret. J'ai un agenda. Je prends rendez-vous avec moi. Voilà. D'ailleurs, pareil, quand je dois prendre des notes, je m'envoie des emails. Je m'envoie des emails, ce qui me permet de dire ah ben oui, tiens, il faut que je fasse ça. Voilà. Il y a des astuces, des outils modernes. Hein. Voilà, moi j'ai. Agenda électronique là, qui s'allume sur toutes mes machines et qui sonne aussi quand je suis dans la voiture. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben oui, j'ai rendez-vous avec flûte, alors oui, heureusement qu'il sonne. Trois fois. Bon, je te souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas ce que tu vas faire de beau. Quelle est la température actuellement? Aux alentours de 0 degré. Et le mot que j'ai cherché concernant les chevaux, c'est piaffé. Ah voilà, piaffé, oui, bien sûr, tu as raison. C'est ça. Chevaux piaffe. Le cocher, c'est piaffé, c'est chevaux. Ouais, ben 0 degré, oui. C'est pas du froid, mais bon, c'est pas agréable. Hein. Voilà. Je connais puisque bon, j'ai passé deux hivers dans l'est de la France, pas très loin de la frontière, et donc j'ai eu un aperçu suffisant pour me dire que j'avais pas envie de choisir un autre lieu de résidence. DFCGJ associé à IRL. Vive l'armée, elle a fait beaucoup de bien à toi comme aux autres qui rêvent encore de l'Allemagne. Ça me fait vraiment plaisir. Ah si. Ok Daniel, je te laisse courir. Moi j'ai pas mal de choses à faire aussi.
demain et lundi, je ne serai pas là, mais à partir de mardi, tout reviendra, redeviendra normal. Je serai là à l'heure et j'espère trouver un peu de... Un peu de calme à la maison. Bon week-end, 73-88 à Toulquera, une caresse pour Missy et merci d'avoir été là. Allez, bye bye, DF6GJ en cureté. Ok, ok, Eva, très bien. Et oui, au moins. Un côté positif des misères franco-allemandes, c'est que l'occupation, moi j'ai pas fait un service militaire en Allemagne, mais c'était assez proche, mais bon, les gens qui ont fait leur service militaire en Allemagne, eh bien beaucoup ont créé des familles transnationales là, et qui ont permis de faire avancer le couple allemand. Et donc pour le partage des cultures et repousser les misères, éloigner la misère, comme dit la chanson Le Déserteur, là, qui avait été interdite pendant la guerre d'Algérie. Monsieur le Président, je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre. Je ne veux pas le faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Mouloudji, qui était maghrébin, donc vaste projet. Voilà, je le dis sans idéaux politiques, pas du tout. mais bon, dans un idéal de bonne entente, qui est très proche d'ailleurs de ce que j'ai marqué sur mon site Radio Amateur, je sais plus, j'ai mis en anglais, International Friendship, voilà. Amitié internationale, qui n'est pas facile car nous sommes tous différents et nous avons tous besoin d'exploiter quelqu'un pour avoir davantage de confort. Hachi. Cisarel, Ancurté, Télilida, Lido, on t'attendra donc demain après-demain, donc dimanche et lundi, donc à partir de mardi. Cisarel, Ancurté. Je piaffe d'impatience de donner quelques reports sur la bande télégraphique. Ok, ok, vas-y. Tu as bien fait de rappeler cette fameuse chanson. Quel courage c'était. Courage civique que j'ai toujours adoré. Allez, bonne journée. Allez, ah, c'est un grand chanteur. Je t'invite à écouter un petit coquelicot. Et je crois que ma préférée, alors je sais pas si c'est lui qui écrivait tout, ou s'il avait quelqu'un qui lui faisait des chansons, j'ai regardé. Ma préférée n'a rien à voir avec ces sujets-là. C'est un sujet, voilà, sur le vieillissement. On dit, il n'y a plus de bon pain, il n'y a plus de bonne viande, il n'y a plus de bon vin, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de rosaire, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de ci, etc. Et à la fin, il dit, ou peut-être c'est moi qui vieillis. Ok, je vais chercher ça. Et ce que je voulais ajouter encore, c'est que ça a toujours été ma conviction que la culture française et la culture allemande se ressemblent tellement que c'est pas difficile de s'entendre bien et peut-être on est en train de faire ce pas important avec les hauts et les bas comme dans chaque relation interhumaine, n'est-ce pas? Eh oui, avec aussi le fait que chez les frères, il peut y avoir aussi des frères ennemis, mais quand on est intelligent, on sait que la voie ne
n'est pas ailleurs que dans la réconciliation. Oui, oui. J'ai envoyé un petit SMS à Rémi parce que pour l'instant je trouve pas sa carte de visite avec l'adresse email, mais tant pis, SMS, email, la différence n'est pas grande, ce n'est pas la grande carte comme il le faudrait dans le 19e siècle, ok? Oui, oui, bien sûr, les jeunes n'ont plus de papier Bristol. Alors voilà, et nous en faisons l'économie. Allez, bye bye, bonne journée, vas-y. Oui, surtout que le papier Bristol fabriqué, ça doit pas être très bon pour l'environnement. Bon, allez, de toute façon, le papier est une activité très polluante. Ah oui, bah, je peux pas m'empêcher quand même. Je travaille sur le retour de la fertilité naturelle. Donc, grosso modo, c'est ne plus utiliser de nitrate de synthèse. Bon, c'est incroyable le nombre de misères que ça fait à l'environnement, à la couche, au gaz à effet de serre, puisque se transforme en protoxyde d'azote, qui est un des gaz les plus terribles pour les gaz à effet de serre. Il pollue les cours d'eau parce qu'il n'est pas retenu par le sol, donc il est filtrant, 90% qu'on applique est perdu. Il consomme 12% de l'énergie globale pour transformer l'azote de l'air en azote nitrique, qui est absorbable par les plantes. Il fout la panique en équilibre entre les champignons et les bactéries du sol qui ont besoin de vivre en bonne proportion les uns avec les autres. Donc on détruit l'équilibre agronomique des sols, enfin, etc., etc., etc. Et j'ai pas dit le pire, c'est que la moitié est consommée par l'agriculture et l'autre moitié est consommée pour faire la guerre, puisque c'est la poudre à canon. C'est vraiment le truc. S'il y avait un truc à écrire, important, un livre à écrire très important sur la transition écologique, c'est là-dessus. Et on n'y est pas encore parce que les paysans les défendent bec et ongle. Et les lobbies, bon, on n'en parle pas, etc. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Bon, on en parlera une autre fois. Bon, c'est pas grave, je me perds des fois, mais après je me retrouve quand même. Hein. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, l'activité du papier qui est hautement préjudiciable, et notamment pour les eaux, puisqu'elles sont en général très proches de rivières et de fleuves, elles polluent les eaux avec du carbone qui se transforme en oxyde d'humus, et ça fabrique les acides humiques qui sont toxiques pour l'environnement, les poissons, les trucs, etc., mais qui sont la nourriture des champignons du sol, parce que tout est comme ça, dans la nature il n'y a pas de poison, c'est la dose qui fait le poison, et donc je travaille là-dessus, et alors voilà, il y a, je dirais pas le nom, mais il y a une entreprise française leader de la pâte à papier, qui avait des quantités effroyables de déchets polluants, qui est en train, et depuis déjà comme quelque temps, en train de transformer tous ces déchets en ressources, en supprimant les inconvénients et en magnifiant tous les côtés positifs. On est vraiment dans le sujet absolu. Bonne journée, Eva. Il y a parfois des nouvelles catastrophiques, mais parfois il y a des nouvelles qui sont formidables. À toi, Eva. Ok. À la prochaine, à mardi, bon week-end. Bon week-end. Thank you.
Delta Juliet 7 November Tango.
Okay, 10 over 9. You're 10 degrees over 9 with no problem. Big signal. All the best. Have a nice weekend. 73. Bye-bye, York. Yes, many thanks, John. Bye-bye. Foxtrot 8, Charlie Hotel Mike, Florida 8, Charlie Honolulu, Mexico, calling CQ 40 meters. Sierra, Sierra Tango? Delta Lima 4, Sierra, Sierra Tango, 5 by 2, 5 and 2, roger. Sorry, it's very difficult. 3x1, maybe. 3x1, your signal report is very, very low. A little bit noise on your modulation. I don't know what's happened, but very hard to copy you, sir. Maybe try another time. Thanks for trying. 73, bye-bye. Vielleicht auch wegen der Schweiz die Verbindung. Nee, es ist heute einfach zu handeln, gut zu zielen. Das große Problem ist halt ein Filsch, wenn das, wenn da nicht wirklich alles passt, dann reißt er und der Pfeil, der geht dann weg und dann richtig weit. So ist es. Ja, Gerät habe ich den 99er. Und was war da noch irgendwie? Auf jeden Fall, die Endstufe ist noch uralt, die 1920. Ansonsten keine großen Veränderungen. DL8FQ, HP9DNC. Ja, bei mir auch. Ich habe den Ausschuss seit vielen Jahren. Manchmal juckt mich noch mal nur ein SDR-Radio mit dem Screen hier zuzulegen, aber bin ich immer noch ein bisschen zögerlich. Ja, das mit dem Kuchenschießen, das glaube ich auch. Der hat sowas erwähnt. Ich habe auch verstanden. Wie du schon vermutest, man kann ja über einen Flaschenzug die Spannung erhöhen, ohne dass man das jetzt direkt aus dem Arm machen muss. Ne? Und das brauchen die auch, dass die Hochkraft nachher, die Abschusskraft definiert werden kann. Und die haben ja auch dann auf den Bogen Sichtgeräte, also Einrichtungen, die schießen also relativ weit, auch. Das, ich nehme aber an, da muss bei Wettbewerben muss es ja absolut windstill sein, oder man muss ein, das ist ja nun auch ja, nicht ganz unwichtig. Ja, schön, Achim, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und denke, wir bleiben in Kontakt hier auf 40, was habe ich denn hier noch stehen? Ein Drohnenhubschrauber. Hast du mal sowas gehabt, oder? Ja, ich habe alles, also ich bin schon, also Audio ist mein Thema und natürlich Antennen. Und da habe ich halt alles versucht, auch Drohnen. Das ging auch recht gut. Ich die ersten paar Mal fast in die Hosen gemacht, wenn er da 30, 40 Meter hoch geht. Und das Problem war ja dann, wie runter. Ich hatte ja nichts zum Ausklinken. Ich glaube, heute bekommt man das irgendwie schon, mindestens in der Ukraine oder so. Also musste ich mit dem Kopf immer runter, beziehungsweise ich zwang den zum Absturz, denn einfach runter ging ja auch nicht, weil der Filz dann in die Propeller ging und so weiter. Das war auch nicht ganz einfach. Nicht ganz einfach, aber ich glaube, heute wäre das besser. Nur das Allerbeste natürlich, wie ich es jetzt habe, wenn man oben eine Rolle hat. Da kann man richtig ziehen und ich habe da einen Stein dran von, ich würde sagen, so um die 50 Kilo. Der spannt die Sache schön und wenn es windet, dann geht er dann hoch und runter. Das ist bis jetzt das Allerbeste. Ne?
Gut, also Rolf, in diesem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs QSO. Ich würde sagen, man hört sich wieder. Habt ihr wieder etwas Freude bekommen auf 40 Metern? Mach's mal gut, DL8FQ, HB9DNC. HB9DNC, DL8FQ. Ja, okay. Ja, das mit dem Gewicht, das ist ein bisschen klar. Die Oberleitung war da. Die haben, glaube ich, auch, damit die Spannung ein bisschen hoch bleibt. Mit diesem Abgleich, und das ist ja auch entsprechend mit Reibung und Abrieb behaftet, dass die das mit so Gewichten dann auch die Spannung definiert halten. Ja, gut, dann noch einen schönen Wochenende, nachdem viel Spaß beim Hobby und sonst zu unternehmen. Und ich bin mal gespannt, wann wir uns wieder hören. Ich schreibe hier immer auf, wenn ich einen QSO habe, und dann will ich das nicht mit nächsten Meinung drauf beziehen. Also tschüss und viele Grüße in die Schweiz. HB9 DNC, DL8FQ. Alles Gute, tschüss, Rolf. Ich bin weg, die Frequenz ist eigentlich frei. Okay, Achim 73 und Grüße da aus dem kleinen Wiesental. Kleinen Wiesental in Südschwarzwald. 73 und schönes Wochenende, danke schön. 73, tschüss. Ja, dann versuche ich mal, Delta Lima 1 Golf Zulu Hotel, TQ 40 Meter, TQ 40, Delta Lima 1 Golf Zulu Hotel, Doha Ludwig 1 Gustav Zeppelin Heinrich, Delta Lima 1 Golf Zulu Hotel, TQ 40. Perfetto, ok, il quanto per le radio, ma tu avevi quel bel 590, io mo sto utilizzando quello lì, ma Giovanni, io mi posso accomodare sul 930, come posso accomodare su altre radio, nel GF mi devo alzare, questa è l'unica cosa che devo fare, perché devo cambiare il file alla microfono, ecco, se è altro. Perché come accomodazione c'è un accomodatore qua che mi scambia tutte le radio e me ne fa andare sui vari amplificatori. E invece per una questione proprio di spazio mi devo alzare perché il monitor ce l'ho proprio in alto, che poi è spento quello lì, dove io faccio andare la parte vocale di tutte le radio. Va bene, allora Anto, a te di nuovo la parola. Come stavo dicendo prima, ho rimesso a punto di nuovo quell'apparecchio. Mi sono sentito l'altro ieri con Roberto sul ripetitore là di Avellino. Insomma, ho rimesso il distacco là, insomma, per giochicchiare un pochettino. Poi mi sono sistemato un po' di ponti radio. Insomma, io c'ho una lista che è di 7-800 memorie là su quella radio. Tu mi pare me ne mandassi una volta a una, ma insomma con tutti i ripetitori ti ringrazio te, ma la lista che ho fa paura, ci stati tutti e di più su quella radio. Avanti Antonio, Italia Whisky 8 Delta Golf Juliet K8 Lima Vittor Papa.
CQ40, da Milano chiama la Italia 2, Alfa, Bravo, X-ray, India 2, Alfa, Bravo, CQ40, stand by, over over. Sentito 9.15, 9.20, veramente un ottimo segnale il tuo. Grazie di tutto e a risentirci, ciao! Ciao, grazie a te Renato, anche per te 15 dB oltre il 9. Grazie di cuore caro, alla prossima, QRZ ancora. Italia Uniform 3, Romeo Hotel Victor. Romeo Hotel Victor, Luigi, eccoci qua Luigi, porta anche tu Luigi. Il punto inviato anche per te, la mail QSL delle frecce tricolore. E grazie di cuore Luigi, ti ascolto bene, a te. Sì, dai, arrivi fortissimo. Ciao, grazie, buona giornata, buon weekend. Grazie, ricambio il tutto anche per te e vostra famiglia. Dai 10 ai 15 dB, segnale molto buono. Grazie Luigi, alla prossima. Ciao. QRZ ancora. Oh mamma, c'è una stazione in QRP, stazione in QRP, avanti. Allora, Foxtrot Yankee Echo, Foxtrot Yankee Echo, è corretto? Guarda, faccio un po' di fatica, mi dai il prefisso, mi dai il prefisso, Foxtrot Yankee Echo, mi manca il prefisso, Italia? Allora, Italia Sardegna 0, eccoci qua, Benedetto, barrato QRP, adesso ci siamo. Ti ho messo a log Benedetto da Baunei, grazie, IS0 Fox Tienchieco, barrato QRP, sì ti ascolto ma piccolino piccolino, la propagazione ci sta abbandonando, Benedetto, ti ho inviato tutto, Aguard, frecce tricolore, prego Benedetto, U2 con Zulu Oscar Umberto a te. E buona radio anche a te, cordiali saluti e un 73, ci sentiamo prossimamente Benedetto, ciao grazie. Ciao grazie 73, QRZ ancora. Buongiorno Umberto, HP9 Hotel Yankee Bravo. HP9 Hotel Yankee Bravo, hai un vocione grosso Fabiano, non mi dire che ti sei svegliato adesso, a te Fabiano. Fabiano, purtroppo io più di tanto non riesco a dormire la notte, ho ormai abituato il mio fisico ad alzarsi con l'orario di lavoro, stamattina mi giravo e mi voltavo nel letto, alle 5 ero già in piedi, Fabiano. Da loro potete andare a attivare gli 80 minuti. No, no, capisco, capisco, no, buon mio, guarda, un po' che, adesso appunto penso che con lunedì o del mese febbraio cominciamo a lavorare, ho fatto un po' di, diciamo, ho preso un po' l'abitudine di stare a casa, visto che è freddo, non si può lavorare, e prendi un po' il ritmo, però effettivamente dipende un po' cosa fai la sera prima, Ieri c'ero stato qua un paio di amici, sai, dopo si fa un po' le ore piccole, Umberto, H.I. Ti capisco, io guarda vorrei fare radio prolungata ma poi la mattina è dura alzarsi Fabiano, vabbè dai, qui
E quella dirigenza dice che nel 2024 mi vogliono mandare a tutti i costi in pensione, adesso vedo, tra un mese, due, tre, quello che è. Andremo in pensione, dai, andremo in riposo pranzo, Fabiano, e faremo più radio. Grazie caro, un abbraccio Fabiano a te. Sì, Quercelli Umberto, comunque vedo perché magari posso fare anche, mi sembra che ci sia anche il mio nome per le frecce tricolori, magari dopo attivo anch'io le frecce tricolori e se ho ancora fatto un po' di iono testo, ma magari faccio anch'io un po'. Ma quanto dura il frecce tricolore di solito, Umberto? Guarda, allora, venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica, però si chiude la fine dell'anno del 2024, Fabiano. Fa sempre solo 3 giorni al mese, praticamente? Penso di sì, dipende dagli award che ci sono in corso, perché ci sono tantissimi award da mettere in palo e poi ci saranno, penso che attiverà ancora Laika, le isole Svalbard, attiverà ancora tantissime cose, Fabiano. Sì, no, capito, va bene Umberto, no problem, dai, si fa quel che si può quando si può e che, diciamo che anche la cosa che facciamo con passione, con voglia di fare radio, quindi va benissimo, dai, va benissimo. Perfetto Umberto, ti lascio le tue chiamate, sempre un piacere fare due chiacchiere o collegarti, perché io e te andiamo proprio d'accordo, a parte che adesso ho messo questa antenna e la radio, che metto la radio va tutto meglio, però anche prima quando ti ascoltavo ti ho sempre sentito bene, io e te andiamo d'accordo, diciamo la mia posizione qua in Milano va d'accordo. Perfetto Umberto, buon continuo, alle prossime, è sempre un piacere, buona attività e buon sabato, buon riposo della settimana. A Capitolo Hotel Yankee Bravo, Italia Università 2, Eco Zulu Oscar Eco. Sì, no, corretto, grazie Fabiano. Dai, ci sentiamo dopo, io sto tirando alla lunga qui, ma bisogna che anche con la signora devo andare in farmacia e quant'altro. Grazie Fabiano, QRZ ancora? Non tutti insieme. QRZ ancora? Io sento qualcuno che parla ma faccio fatica. Frecce tricolore, Italia Uniform 2, Eco Zulu Oscar chiama QRZ. Niente, dai, allora ne approfitto, chiudo il log, poi riapriremo più tardi sui 20 metri, poi stasera faremo ancora un po' di 40 metri e 80 metri. Chi fosse nascosto, salutoni da parte mia, io due Eco Zulu Oscar Umberto Aguard, frecce tricolore, QRT, una buon sabato a tutti. Italia Venezia 3, ciao Umberto, ciao Luigi. Ciao Luigi, grazie a te, grazie di cuore carissimo. Italia Venezia 3. Italia Venezia 3, Juliet Washington Yankee, Bruno da Trieste. Buongiorno a te Bruno, stavo chiudendo che con la signora devo fare fuoriuscita di casa, devo andare in farmacia e quant'altro. Sei a Log Bruno, da Trieste, un cordiale saluto, l'aguard delle frecce tricolore e belle cose per te, prego Bruno. Hai copiato Bruno? Troppo qui. Sì, ti ho messo a Log Bruno, ti ho messo a Log. No, non ho capito Luigino, cosa hai detto? Ah, tango, allora aspetta un attimo, che qua io ho capito Yankee, Bruno, allora modifica, un attimino solo, modifica, oh mamma, mi metti la pulce nell'orecchio, modifichiamo con il tango, vediamo un pochettino,
grazie per aver modificato il QSO. Un attimo che controlliamo. Vediamo. Oh mamma, oh mamma. Allora, Italia Venezia 3, Juliet Whisky Tango. Mi hai messo la fuce nell'orecchio, Luigino. Un attimo che adesso devo andare a controllare in profondità. Whisky Tango. Allora. Questo qui, facciamo così e poi ritorniamo. Allora, Italia Venezia 3 e Juliet Whisky e Tango, vediamo chi è che risulta. Non risulta nessuno col Tango, non risulta nessuno, Luigino. Ma nessuna, perché mettendo Italia Venezia 3 Juliet Whisky mi appare subito Bruno. E l'ultima finale è la Yankee. E lo metto a lock, eccoci qua, il Bruno è a lock il Bruno. Benissimo, grazie Luigino, belle cose a te. Bruno, se sei te purtroppo ti ascolto piccolino, e grazie a te. QRZ ancora, ultima chiamata. Italia Kilo Zero, avanti. Sierra Eco Kilo, Luciano, la propagazione ci ha abbandonato, Luciano. E comunque ti ascolto bene, il punto è la Melco SL delle frecce tricolore, Luciano, sei a lock, e U2 Eco Zulu Oscar Umberto, con piacere Luciano, a te da Roma. Thank you.